benvenuti a Montecatini Alto. Siamo questa sera proprio qui davanti al ristorante Le Maschere, ex Teatro dei Risorti, per festeggiare la musica. Abbiamo scelto un evento importante, la presentazione del CD del Festival 50 anni e dintorni Voci d'Oro. Un evento che corona il lavoro di un anno intero. Pensate, ben 20 cantanti che si sono distinti all'interno di questo festival questa sera presenteranno questo CD al pubblico, alla stampa. Ci sono tanti artisti che si vogliono far conoscere. Qui si chiamava lo stanzone delle commedie, proprio perché a quei tempi, nel 1600, le compagnie giravano di paese in paese, e noi proprio qui abbiamo voluto rendere omaggio alla musica. Grazie Agenzia Maristar di averci invitato. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold side. I got faith in you, baby. I got faith. Organizzatrice di questo grande evento, che ormai è 19 anni, quasi interamente a Montecatini Terme, il Festival 50 anni e dintorni. Certo, è un festival che è importante a livello nazionale, ci sono tre categorie, junior, senior e giovani, quindi è una cosa molto bella. La fai fare una domanda un po' strana. Allora, in questi anni hai fatto tante cose, no? Io ti ho sempre un po' seguito professionalmente, televisivamente, anche con le radio a volte, e ho notato, sinceramente, questo è un complimento, che tutto quello che promette Mariangela fa, anche insomma tutti gli anni, o perlomeno quasi sempre, hai organizzato l'evento di questo CD, insomma è uno sforzo. Dove la tiri fuori tutta questa energia? Vabbè, è la mia agenzia, l'agenzia Marista Spettacoli, quindi io porto sempre avanti tutto ciò che dico, perché la forza me la danno loro, i cantanti, gli artisti che vogliono arrivare, vogliono farsi conoscere, vogliono sempre promozione, quindi io voglio fare questo. E ogni volta faccio sempre più di quello che prometto. Anche il CD è importante che sia sempre realizzato, perché col CD possiamo continuare ad ascoltarli sempre, in ogni momento, in ogni luogo. Quindi dobbiamo fare CD, anche se il mercato magari tira poco, però il CD è importante. Poi quando lo facciamo per queste giuste cause, tutti uniti, l'amicizia, l'unione, la musica è la forza. Grazie. Prego. È arrivato il momento di sentirli, perché sono fantastici e vale veramente la pena ascoltarli. Partiamo per passare un buonissimo Natale. Sì, partiamo con il primo cantante, Antonella. Sì. Lui è meraviglioso ed è il vincitore di quest'anno della categoria Giovani Cantautori del 19° Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni. Con Maristar ha partecipato a varie manifestazioni, anche al MEI, Festival delle Etichette Indipendenti, scrive canzoni, una più bella dell'altra, e viene da Cortona. E il suo nome è Daniele Rossi. Daniele Rossi. È arrivato anche il momento di ascoltare gli artisti che fanno parte di questo importante CD del Festival 50 anni e dintorni, che oltre ad avere lo scopo benefico, che è molto importante, io vorrei cercare di capire anche la vostra emozione e poi anche se avete delle aspettative. Certo, l'emozione più grande è che il mio nome compare nel CD, che questo CD verrà sicuramente ascoltato da tantissime persone, e è un'aspettativa che non avrei mai immaginato di poter ottenere. Sono strafelice, veramente eccezionale, emozionatissimo. Buongiorno, io ti ritroverò se tu vorrai, non ci saranno mai dei limiti per te, basta solo che tu creda in te, se tu vorrai con il tempo capirai l'amore che io provo qui per te.
stato un grande onore aver preso parte al progetto di questo CD e da una grande soddisfazione e anche una gioia immensa. E spero di poter aiutare i terremotati sostenendoli con questa azione. Sono certa che imparerà a sorridere per essere felice. Renditi conto delle emozioni che proverai, che ora non hai. Ascoltami bene, questi pensieri accecano la mente. Io ti guardo indifferente, uno sguardo senza amore, senza ammirazione, uno sguardo senza cuore, uno sguardo senza parole. Parole per te. Buonasera, io sono veramente molto felice di partecipare a questo CD compilation. Sono onorata di far parte di questo progetto, essendo anche per me, come molte persone oggi presenti, uno dei primi progetti musicali. Grazie sia a Maristar che a questa serata avrò l'onore di presentare un altro brano interpretato e sono felice di esserci. Quando arriva la notte, resto sola con me, questa parte fa in giro. Con Emanuele Buffolano, presidente di Modavi, no? Che è un'associazione di volontariato legata anche, credo, alla protezione civile. Assolutamente sì. Che fa del volontariato importante, soprattutto ultimamente legato ad Amatrice, al terremoto al centro Italia, perché è legato all'evento della presentazione di questo CD? Allora, sicuramente noi ringraziamo Maristar Studio che ci ha voluto partner di questa serata. Il Modavi Protezione Civile, per il tramite delle proprie associazioni, è intervenuto sin dalle prime ore nelle zone colpite dal sisma del centro Italia. Sin dal 24 mattina, dalle 7, i nostri volontari erano a Saletta, una frazione di Amatrice, dove hanno cominciato a portare i soccorsi alle persone, ad aiutare chi ancora era sotto le macerie. Quindi la musica può aiutare, insomma, già in diverse situazioni la musica. In questa occasione musica e volontariato fanno un bel connubio. Fanno una bella squadra perché c'è del volontariato anche in chi sta organizzando questo evento che vuole aiutare chi come noi sta continuando a intervenire ancora oggi, ancora in queste ore ad Amatrice, nelle zone colpite dal sisma del centro Italia, completamente volontariato, e noi oggi puntiamo a portare avanti una raccolta fondi che aiuterà a ricostruire spazi sociali per la popolazione. Questo è il futuro. Quindi, per loro. Grazie Presidente, e invitiamo ad acquistare questo CD che è interamente devoluto alla sua associazione. Grazie. Grazie. Sicuramente una grande emozione, perché questa è la prima volta in assoluto che un brano da me interpretato esce in un CD compilation, quindi sicuramente grande emozione e aspettativa, e spero che proprio questo sia l'inizio di un nuovo percorso che ho iniziato dopo i 40 anni, ma che ho iniziato con piacere, quindi questa è l'aspettativa più grossa sicuramente. Una grande emozione, come diceva Mariangela, sicuramente. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e le tende capovolte. Tirai una freccia al cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek. Sono senza parole perché, insomma, non è da tutti
finire in un CD. E ringrazio questo concorso perché grazie a questo concorso ho potuto conoscere persone straordinarie e ho potuto fare ascoltare la mia voce e soprattutto fare parte di questa iniziativa, ovvero di aiutare il prossimo. Quindi grazie mille per questa opportunità. Di questo CD. Ringrazio molto Maristar che me l'ha permesso perché fare la diventare una cantante è il mio sogno. Sono libera, libera. Cosa che mi incuriosisce, non solo me Mariangela, nella mia carriera ho visto e ho presentato tanti concorsi canori, tanti festival, ma qui c'è scritto 19esimo festival. Ragazzi, 19 vuol dire 19 anni, tanta roba. Ecco, il segreto per durare, ma non solo per durare, per crescere anche. Fare sempre di più, impegnarsi tanto. Tanta passione, tanta forza, tanta dedizione e volere emergere, volere arrivare in alto. Segno zodiacale? No, per curiosità. Leone. Vedi? Se siete del leone una chance ce l'avete. La mia emozione di essere presente in questo CD è un'emozione molto shard, sicuramente. E la mia aspettativa sicuramente non può non essere il piacere, il desiderio della condivisione di un'emozione, di un colore trasmesso con il vestito di un lavoro musicale con il quale mi sono molto divertito, con un po' di amici. Quel cucciolo là, ma quanti brutti sogni avrà nel fondo degli occhi suoi. Ma il tempo passa ormai e ti domanderai, ora chissà come sarai, come sarai. Forse non lo sai, ma il mio rispetto hai. La stima è un'altra cosa poi, non ci hai pensato mai. Hai fatto una scelta, consigli che io darò, che non ho avuto mai, non ho avuto mai. Sarebbe stato bello, sai, giocare tra noi. Premetto che quello del terremoto per me è un argomento molto che sento molto, perché nel 2009 sono partita come volontario con la Misericordia di Frato a Castelnuovo d'Aquila.
e quindi sono molto vicina alle persone terremotate, spero che si possa dare un grande contributo e spero di avere la giusta visibilità e niente, buon ascolto a tutti. Daddy told me go get yourself a wife for you be lonely once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me, so I started writing song, I started writing story, something about the glory don't always seem to bore me, cause only those that really know me ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told, before the morning sun was light, was lonely. Once I was 11 years old. Ciao a tutti, io mi chiamo Manuel Restelli, vengo da Mantova, è una grandissima gioia essere qui a partecipare a questo evento ed essere su questo disco. Perciò quest'estate ero vestito da Elvis Presley, stasera invece mi presento col mio abito naturale, come sono nella vita di tutti i giorni. Bene, non vado in giro con sta giacca tutti i giorni, però l'ho messa per l'evento di stasera. Intanto grazie a tutti e è sempre una gioia partecipare a questi eventi. Grazie, ciao. Ma è solo un angelo venuto dal cielo e il mio posto è solo qua. Sembro lontano, ma sono sempre vicino alla mia mamma e al mio papà. E guardo il mondo degli inganni, regalo amore da quassù a chi è perso negli affanni. Sono vicino a Gesù in un momento così caldo, tutti di corsa di qua e di là, fanno la fila a comprare regali e non vedo più la realtà. Sono onorata di partecipare a questa stupenda compilation. Aiutare gli altri è bellissimo, ma farlo attraverso la musica lo è ancora di più. E poi la musica è tutto ciò che dal paradiso noi abbiamo qua giù. Non fa più paura, sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Se non ti parte di me ti sento scendere, respiro e battito. Sono molto contenta di essere su questo CD perché sono contenta che le nostre voci possano aiutare tutti i cittadini che hanno subito questa disgrazia. Sono molto contenta anche di essere sul CD perché è la prima volta che mi capita questa opportunità e mi aspetto che aiutino molto la popolazione. Le bellule sopra gli stanni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo, va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono molto contenta per l'iniziativa del CD, anche perché sapere che questo CD sarà utile per persone che hanno subito momenti
brutti e quindi hanno bisogno d'aiuto, sapere che la musica può aiutarli è veramente bello. Quindi sono molto contenta di aver partecipato alla produzione di questa di questo CD. Essere su un CD inoltre è fantastico perché è un'opportunità per farti sentire e anche perché anche se non ci sei, le persone possono ascoltare la tua voce e quindi prendere da ogni tua canzone una nuova emozione che li aiuterà anche nei momenti tristi e di cui hanno bisogno di conforto. Grazie a Mariangela, sono ancora in un CD e niente, quest'anno presento un fiore, è qua dentro nel CD e felicemente emozionato, però sempre vivo a vostra disposizione. Grazie d'esistere ancora una volta. Chissà se ci sarà un fiore in mezzo a un prato. È facile, lo so, ma ne ho in mente uno tutto un po' particolare. Qui c'è forse il mio, ma non so dove cercare. Credo che sia meglio non pensarci più. Per ora cuore intendo, dal cielo pioverà, spero che sia come ho sognato tante volte, venere strabismo con lo sguardo nel pensiero, un fiore immacolato, appassionato, uno ricercato, forse andrà inventato. No, che l'ho intravisto, aveva un bell'aspetto, molto molto bello, col petalo perfetto. Buonasera a tutti, sono veramente felice di essere in questo luogo perché questo CD e questa iniziativa, questo evento è veramente un evento importante. Quando mi è arrivata la mail ho detto ma non so, poi dopo ci ho ripensato bene, ho detto un evento così importante penso nella mia vita non mi capiterà mai più. Sono felice di essere qui perché faccio parte anch'io di questo CD, perché ho fatto il festival quest'estate, mi sono resa conto che ho dato veramente tante emozioni alla gente e alle persone che c'erano intorno a me. La stessa cosa farò su questo CD, spero, e tutte le persone che lo ascolteranno potranno dire sono emozionato di sentire queste canzoni e queste voci. Grazie a tutti. L'importante è anche che io possa prendere questi CD e darli a qualcuno. Ecco, ne ho già 30. Ho già 30 persone che mi hanno detto Roberta, lo voglio. Ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
violini. Questa sera raccontale un'altra, violini e cose li posso sentire. Quanto la cosa mi fa se mi va, quando il momento è dopo si vedrà. Perché la musica può fare tanto, portare un sorriso a chi non ha tanto da sorridere è importante. E io nel mio piccolo, come tante altre persone, queste persone che hanno partecipato a questa compilation, siamo molto contenti di aver dato un piccolo momento nostro da portare nei cuori degli altri. Io stringo forte a me la piccola mano, che giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Allora, sono particolarmente felice di far parte di questo CD insieme a tanti altri artisti. È un grande onore per me quando la musica può essere anche utile, e quindi l'aspettativa che ho è che tutti possano comprare questo CD e essere utili veramente per qualcosa di importante che non ci dobbiamo dimenticare. Vi saluto tutti e vi mando un abbraccio fortissimo. È una stanza vuota, nuda e senza colore, e non brilla di voci e non profuma di sole, se no non sento. Dammi sollievo, dammi riparo, dammi ragione, dammi una mano. Dammi sollievo, dammi riparo, dammi calore. Buonasera a tutti, sono davvero felice e onorata di essere qui al Teatro Le Maschere per questa meravigliosa organizzazione Maristar, ancora una volta per la solidarietà. Una grande emozione stasera presentare questo CD della solidarietà. È bellissimo per me essere qui. Mi raccomando, ascoltatelo tutti. La musica è amore, ma soprattutto acquistatelo, perché acquistando questo CD acquistiamo un pezzettino di cuore di tutti gli italiani. Grazie. Io sono salita su con una parola bellissima del presidente, il quale ha detto: vai su, rappresentaci e acquista subito i primi 30 CD, i primi 30 ad Ayau Hollus per Amatrice. Buonasera, io sono contenta di essere qui questa sera in questa bellissima manifestazione. Come sempre noi ci riuniamo qui al teatro, come voi sapete, questo ristorante delle maschere, anche tutti gli anni. Quest'anno invece sono contentissima di poter avere qui la mia voce, dove Maristar mi dà la possibilità di farlo, quindi sono contentissima di partecipare, di avere tutte queste persone. È un bel regalo per Natale, io lo prenderò e ne prenderò altri per altre persone, quindi buon Natale intanto anticipato e grazie per avermi invitata. Com'è? E un vento che illuccica sembrava l'America.
e tu l'hai vista mai. E zitta, e poi... Buonasera, bene, la mia emozione è essere qua stasera a questo favoloso CD che spero mi porti a tante altre registrazioni, lavorare con Mary Starr, e sono veramente felice di essere qua a promuovere questo CD. Grazie. Mi riconoscerai in questa giungla di sguardi, in questa giungla arriverà l'amore in questo mondo. Tutto l'amore che io ho per te arriverà e ci metterà un secondo, ma durerà in eterno come il Big Bang. È un'esplosione che guarisce il mondo, è quel dolore amaro io di te. La radio è molto... almeno da parte mia è molto presente in queste cose. Parliamo di solidarietà perché il cuore deve essere sempre aperto a chi ha più bisogno di noi. Noi siamo stati fortunati e per questo in qualche modo nel nostro piccolo dobbiamo dare un aiuto. E la musica ci aiuta nei momenti anche più tristi a fare sorridere qualcuno che ne ha più bisogno di noi. So this is Christmas. What have you done? Not a layer of a lie. You won't just begun. Oh, this is Christmas. I hope you have fun. And for you in my una grande serata qui dalle maschere di Montecatini e Alto si è conclusa. Insieme a Mariangela dell'agenzia Maristar abbiamo visto grandi artisti che ci hanno presentato un CD di eccezione. Tutti uniti con questa agenzia, una grande forza per la solidarietà. Quindi Alessandro Martini, Festival 50 anni Voci d'Oro, Montecatini e Alto, le maschere vi salutano e appuntamento al prossimo evento regolarmente targato Maristar. Ciao! Ciao!